a tutti, bentornati ai Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi dedichiamo la nostra puntata, la nostra chiacchierata al tema della ripartenza. Ripartenza che ci obbliga a guardare avanti, ma che ci interroga anche sulla quotidianità e su come affrontare le settimane che ci separano dal momento agognato, che non sappiamo quando verrà raggiunto, in cui finalmente, grazie al progresso della campagna di vaccinazione, raggiungeremo l'immunità di gregge. Per discutere di questi temi abbiamo invitato un ospite davvero speciale, che è Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, che è una delle più grosse, forse la più grossa confederazione di piccoli imprenditori del nostro paese, e col quale vorremmo, oltre a dargli il benvenuto e ringraziarlo della sua disponibilità, vorremmo partire da un dato di attualità. La settimana scorsa si è svolta la manifestazione dei lavoratori del settore del gioco legale, che hanno chiesto di essere ammessi alle riaperture, naturalmente adottando degli adeguati protocolli di sicurezza. Quello del gioco legale è un settore spesso dimenticato, anche quando si discute sui giornali, in televisione, dei problemi delle piccole imprese, eccetera, si tende a focalizzarsi su altri ambiti. E però non è l'unico, ovviamente. Nei giorni scorsi ci sono state altre manifestazioni dei ristoratori, dei lavoratori dello spettacolo e così via. Partirei proprio dal settore del gioco, però, per chiedere a Bussoni, dal suo punto di vista, se queste richieste sono, diciamo, ragionevoli, o se piuttosto non dovremmo ancora ragionare in termini di ristori per mantenere il massimo controllo sulla diffusione del virus. Beh, guarda, innanzitutto grazie, perché ha fatto una presentazione di me eccezionale, quindi dirò anche, poi quello che ha detto è vero, che noi siamo la più grossa organizzazione che rappresenta i piccoli imprenditori, ma i miei amici di Confcommercio impazziranno rispetto a questo, però se l'ascoltano il problema è suo, ma io confermo comunque la sua dichiarazione. Al di là di questo, partiamo proprio dal gioco. Vede, il gioco fa parte della componente sociale di tutti noi, cioè quindi accompagna il nostro tempo libero, ma ci sono imprenditori che investono sul gioco, ma lo Stato stesso investe importanti risorse. Quindi dietro il gioco c'è un'ipocrisia di fondo, cioè quindi tutto quello che riguarda il gioco molto spesso viene considerato come qualcosa da scansare, da schivare, da vietare. Quindi sono stati adottati anche da parte del governo provvedimenti contraddittori, e il fatto che si faccia sempre riferimento alle ludopatie, dimenticando poi dopo tutta una serie di cose. Però parto dall'ultima questione. Il governo ha investito sulla lotteria degli scontrini e sul cashback oltre 5 miliardi. Noi come associazione abbiamo sempre detto che probabilmente potevano essere utilizzate meglio queste risorse, però se vogliamo il governo ha fatto una scommessa sul gioco, cioè sul fatto che gli italiani comunque vogliono giocare, giocano alle lotterie, prendono i gratta e vinci, giocano al bingo, al Superenalotto e quant'altro. Allora, le sale gioco sono sale nelle quali le persone vanno. Come tutte le cose vanno evitati gli eccessi, però rappresentano un momento importante di aggregazione, di svago, e possono lavorare in sicurezza, quindi come pubblici esercizi, palestre, piscine, impianti da sci e quant'altro, si fanno i protocolli proprio per evitare che ci possano essere dei problemi. Allora, qui adesso c'è una grossa discussione rispetto a ristori subito immediati, chiudiamo, eccetera, diamo la possibilità di lavorare. La priorità per le imprese che noi rappresentiamo è poter lavorare prima possibile, quindi ritornare il prima possibile alla normalità, e facciamo lavorare comunque le imprese pretendendo il rispetto di tutte le norme di sicurezza e facendo anche più controlli. Questo vale per le sale giochi, vale per i pubblici esercizi, vale per i ristoranti, vale per le piscine. Cioè, quindi va, secondo noi, fatto un approccio al problema
pratico, intelligente e sicuro. Secondo me grida allo scandalo il fatto che si tengano aperti i bar fino alle 18 e non lo si permetta di fare fino alle 21. Forse potrebbero essere utilizzate delle procedure di natura diversa. Servire solamente quando si è seduti, evitare gli assembramenti all'esterno. Quindi noi abbiamo comunque concordato anche dei protocolli. Ci dispiace che non vengano considerati come... E alcune decisioni da parte del governo vengono poi anche recepite male. Faccio un esempio stupido. Il giorno di San Valentino, che era domenica, ci sono state 3 regioni, adesso vado a memoria, che sono entrate proprio la domenica in zona arancione. Quindi i ristoranti non hanno potuto aprire. Credo che si trattasse della Liguria e della Toscana. La provincia di Trento, anch'essa, doveva entrare in zona arancione, però, essendo provincia autonoma, ha permesso ai ristoratori di tenere aperto la domenica. Ecco. Il provvedimento del governo poteva far partire comunque il provvedimento da zona gialla a zona arancione a far tempo da lunedì. Ci sarebbe stato, a meno esasperazione, non credo che ci sarebbe stata una diffusione per quanto riguarda i contagi. Poi, come tutti voi che mi state seguendo, mi state ascoltando, ci sono comunque i comitati tecnici scientifici che ci dicono fate attenzione, eccetera, eccetera. Diventa difficile dire non è vero, che c'è un pericolo e quant'altro, però che ci sia una gestione migliore, che ci sia maggiore informazione, che ci sia maggiore tempestività nel dare le risposte comunque agli imprenditori. E poi anche qui non illudiamoci di avere risorse infinite. Sulla partita dei ristori è una partita complicata. Prima di tutto i ristori che sono stati dati nel 2020 sono stati ristori dati in modo non equo, non tenendo conto di tutte le reali difficoltà delle imprese, basati su una cervellotica definizione di codice Ateco, che hanno lasciato fuori una miriade di imprese, e oggi noi chiediamo, aggiustiamo questo aspetto. Quindi si prenda come riferimento il volume d'affari del 2020 sul 2019 e si diano i ristori a coloro che hanno subito comunque dei danni veri. Noi abbiamo ragione di credere che ci siano state imprese che probabilmente hanno preso anche di più di quanto avrebbero dovuto prendere, ed altri che non hanno preso niente. Quindi uno Stato deve essere equo nei confronti dei cittadini, deve dare delle risposte certe, deve intervenire con i mezzi che ci sono, dicendo le cose come stanno. Allora, se si dice adesso l'informazione sarà puntuale, i ristori saranno immediati, lo si faccia, altrimenti l'esasperazione va. Poi tutti noi viviamo da un anno, vediamo l'ora, credo tutti, di poter andare al ristorante, di poter stare insieme alle persone, di poter andare in vacanza. Se il piano vaccinale degli ultra 65 anni, fra i quali io rientro, quindi potrei essere un privilegiato su questo, finisce a luglio, ci dobbiamo preoccupare. Guardate, la priorità oggi per il nostro paese è quella del piano vaccinale. Certo. L'altro aspetto è quello che noi dobbiamo comunque accelerare tutte le procedure che permettano alle imprese di lavorare in sicurezza. Se nell'industria si lavora in sicurezza, ma lo si può fare anche nelle piccole imprese. Ecco, su questo se posso... chiederle una, in realtà farle mettere diciamo un cappello da mago, ma da mago informato, e chiederle un qualche previsione. Mi spiego meglio. Non mi pare, per quello che abbiamo visto noi e per quello che ci sta raccontando, che questo sia un paese per imprenditori. Io ho sempre pensato che l'imprenditore sia l'eroe, diciamo, dell'era moderna, soprattutto in paesi come l'Italia, dove, come lei giustamente ci sta raccontando, le regole, che sono il quadro fondamentale in cui l'imprenditore che affronta un rischio si deve muovere, senza regole fa fatica a fare previsioni. Chiaramente, diciamo, il cambiamento, al di là della pandemia, anche prima, diciamo, questo paese non funzionava bene da questo punto di vista. Ecco, con Carlo e Serena tante volte ci siamo interrogati sui mutamenti della domanda,
che questa pandemia lascerà, perché lei oggi giustamente ci dice tutti abbiamo voglia di andare al ristorante, però non c'è dubbio, io vivo in una regione che adesso è zona gialla, la cui economia, la Sicilia, è basata sul tavolino del caffè, come ricordava Ficarra e Picone, però nella quale nonostante i tavolini del caffè, i caffè continuano a stare abbastanza vuoti, cioè si è un po' persa, si è cominciato un po' a perdere quell'abitudine di passare al bar e prendere il caffè. Questo accoppiato al problema dei protocolli e dei maggiori costi. Ecco, come vede lei, ripeto, non le chiedo una previsione da mago, ma le chiedo, diciamo, uno scenario per quello che lei conosce. Ecco, come vede un po' quello che può succedere da settore a settore sotto questi due punti di vista? Il mutamento della domanda e la struttura dei costi. Che cosa ci può portare anche all'uscita da questa pandemia, sulla quale, come lei giustamente dice, non c'è dubbio che il piano vaccinale è la chiave fondamentale per ripartire in sicurezza davvero. Guardi, sono cambiate tante cose e ne cambieranno anche tante altre. Ad esempio, nello stesso settore dei pubblici servizi e della ristorazione, c'è chi comunque, anche in una situazione molto difficile, ha saputo alternare e modificare la propria attività, il delivery, le consegne a domicilio, c'è chi ha comunque, pur in una situazione di difficoltà, saputo mandare avanti la propria attività anche con risposte economiche positive. Non le nascondo che le piccole imprese sono al tempo stesso le più flessibili, quindi io credo anche le più utili in un futuro. Nei momenti del lockdown più pesante si sono riscoperte le attività di vicinato, molti hanno scoperto l'online, cioè quindi c'è una molteplicità di canali di offerta con i quali si dovrà convivere. Speriamo che ci siano regole uguali per tutti. Adesso non voglio entrare in particolare, non riguardo il discorso di questa mattina, però è ovvio che tante imprese non riusciranno a reggere l'urto di questa situazione. Quindi ci sarà un problema di riconversione. Voi pensate alle grandi città, Roma, Milano, Firenze, quelle che vivono comunque su un turismo straniero importante e che vivono anche i pubblici esercizi in particolare su una presenza di uffici pubblici con molte persone. C'è una trasformazione anche delle città, del servizio. Quindi noi temiamo che un numero importante di imprese non riuscirà più ad andare avanti. Abbiamo contezza, ma anche oggi ce n'è contezza, del fatto che i valori patrimoniali di alcune imprese, non solo immobiliari, ma proprio il patrimonio dell'azienda, la clientela, la capacità di investire, si siano nel settore della ristorazione alberghiero, in alcune grandi città siamo al 50%. Per altre attività, abbigliamento, che sono comunque anche queste in crisi, si abbattono anche qui i valori. Cioè, quindi in questo momento abbiamo una perdita perché sono cambiate le abitudini, ci sono delle forzature alle quali non possiamo comunque far fronte in modo diverso, quindi ci sarà una riconversione. Allora, io credo che fra breve ci sarà chi investirà in questi settori, perché quando ci sono i momenti di crisi c'è chi sa, chi può investire. Investirà, ci sarà un rinnovamento, ci sarà una selezione. Noi ci auguriamo che tutto questo passi attraverso un sostegno vero, perché quello che abbiamo è il patrimonio delle persone che lavorano. Noi qui siamo in quattro, siamo in tre che lavoriamo e c'è stato invece chi ha dichiarato che non lavora, sto scherzando. Noi dobbiamo garantire comunque il lavoro a tutti, ma non dimentichiamoci del lavoro degli imprenditori. Molti sostegni nei confronti degli imprenditori non ci sono stati. A volte sono capacità di impresa, tradizioni anche di natura familiare che vanno preservate. Poi dopo il mercato fa la sua selezione, cioè noi non potremmo impedire ad Amazon di vendere, probabilmente Amazon avrà bisogno di una rete fisica per poter andare avanti, ci saranno delle ibridazioni, però ci sarà una grande trasformazione. Noi ci auguriamo che le risorse del recovery fund vengano utilizzate per interventi strutturali veri, infrastrutture, digitalizzazione, formazione. Guarda, bisogna lavorare sulla formazione.
Oggi è un mondo che sta cambiando, gli imprenditori hanno bisogno di agire in modo diverso, di poter, e non tutti potranno andare sull'online a vendere, perché è ovvio che non è quello lo spazio per tutti, però io credo che ci saranno delle grandi opportunità, quindi il 2021 sarà un anno di transizione. Io mi auguro che, come l'anno scorso, la stagione estiva sia una stagione che permetta comunque al turismo endogeno di poter svolgere la propria attività, di poter andare avanti. Mi preoccupa quello che mi dicevate voi, che se arriviamo a luglio ad aver vaccinato tutti gli ultra 65 anni, siamo ben lontani dall'immunità di gregge. Io anche su questo, guardate, dico una cosa, se me lo permettete, poi dopo tagliate se non va bene. Io avrei vaccinato tutti i ragazzi dai 15 ai 30 anni, avrei fatto prima tutti loro, sarei andato nelle scuole, avrei vaccinato tutte e avrei continuato. Poi dopo l'altro, vediamo poi dopo le priorità rispetto all'età e quant'altro, però su questo, per l'amor di Dio, c'è chi lavora nel campo della sanità che giustamente... E poi lei ci ha confessato che rientra nella categoria, quindi lo può dire. Sì, lo posso dire. Sì, sì, sì. Si sta mettendo fuori priorità, quindi una affermazione intellettuale. Voi siete troppo onesta. Giovane. Okay. No, intellettualmente onesta, noi la ringraziamo, però noi non rientriamo nei quindicenni, almeno okay. Io scagliato. Magari fosse. In realtà di questa scelta tragica, se vaccinare prima i più esposti o i maggiori vettori di contagio, insomma, ne abbiamo parlato anche noi riprendendo ipotesi che sembrano ciniche ma che in realtà sono soltanto più efficienti, no? Esatto. Però appunto l'auspicio ormai è soltanto questo, anche rispetto alle novità delle varianti, che si vaccini il prima possibile il maggior numero di persone possibili. Su questo diciamo la parte imprenditoriale potrebbe enormemente fare la sua parte, come avrebbe potuto farla sui test se fosse consentito loro, certo, per esempio, di vaccinare sui luoghi di lavoro. Ora ci saranno i nostri detrattori che diranno ma una dose di vaccino inoculata in sede di lavoro è una dose sottratta all'ultra 65enne. Noi francamente siamo convinti del contrario, perché siamo convinti che sia una questione di capacità produttiva che non potrà che migliorare, e comunque è un vaccino che è stato iniettato proprio anche alla luce del criterio che stava dicendo lei adesso, cioè quello della maggiore efficienza rispetto a quello della maggior protezione dei più vulnerabili, perché comunque quel lavoratore a casa la sera ci torna e magari c'ha dei figli che durante il giorno, quando lui sta al lavoro, vengono accuditi il pomeriggio dai nonni, no? Scusi, ho voluto fare questa cosa dei vaccini perché ci appassiona molto in realtà a noi tre, però io volevo fare l'avvocato del diavolo invece. Il sollievo dato agli imprenditori e agli esercenti in questo maledetto anno è stato more of the same, cioè un po' di ristori qua e là. È sempre la solita domanda: è nato prima l'uovo o la gallina, no? Io vedo che come sigle e anche come singoli più di maggiore iniziativa imprenditoriale ma anche mediatica, gli esercenti, gli imprenditori si sono dati da fare per manifestare il loro dissenso sul modo di essere appunto tutelati, di aprire in condizioni di sicurezza, perché poi l'aperitivo non lo si fa più alle 6, ma lo si fa alle 4, quindi le regole che avete posto sono del tutto inutili dal punto di vista con effetti anche drammatici sulla produttività pomeridiana, perché diciamo uno va a pranzo prima da lavorare, non che la mia fosse particolarmente elevata, ma capite che ha peggiorato la vicenda, ecco, questo. Ma infatti a questo punto avrebbe senso spostarlo alle 10 di mattina, così guadagni la felicità nella giornata lavorativa. Andiamo lunghi con l'onda alcolica. Effetti inintenzionali, come sappiamo, sono sempre dietro l'angolo, soprattutto più le norme sono dettagliate. Un altro effetto inintenzionale: a me è capitato come istituto di ricevere la lettera di un'azienda che ha un fatturato
molto, molto alto, ma soprattutto importante, ma soprattutto crescente negli anni, un'azienda giovanissima, nuovissima di pochi anni, che faceva, vorrebbe continuare a fare distribuzione alimentare di qualità per non però per la grande distribuzione, quindi per i supermercati, ma per alberghi, soprattutto alberghi e ristoranti, con una filiera zero, cioè dalla produzione alla distribuzione, e loro non rientrano in nessun codice Ateco di quelli ristorati, perché il loro codice è uguale a quello della grande distribuzione, che non è stata toccata perché appunto i supermercati continuano ad essere aperti. Quindi gli effetti ovviamente nascosti e intenzionali sono tantissimi. E quindi tutto, diciamo, depone a favore dell'idea che, come ha detto lei, l'unica cosa da fare è consentire di lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza possibili, che vuol dire dal trasporto che ci porta al bar, no? Al trasporto pubblico che ci porta al bar, fino alle condizioni di accesso al bar. E però, e qui faccio l'avvocato del diavolo, e però, perché allora si insiste sempre, si è insistito anche in questa occasione, da parte del governo, con le classiche soluzioni italiane, più italiane che degli altri paesi, congeliamo tutto, blocchiamo tutto, a partire per esempio dai licenziamenti, unico caso comparato, vi diamo noi una specie di piccole dosi di reddito di cittadinanza. Cioè, comunque la politica risponde nel breve o nel lungo termine a una domanda politica, a una domanda elettorale. Allora, la mia intenzione è proprio quella di essere avvocato del diavolo, cioè quella di dire, di fare luce anche su questa falsa contraddizione, perché io sono sicura che sia una falsa contraddizione, ma vorrei che fosse lei a dirlo. Perché l'indirizzo politico continua a dare risposte che non sembrano coerenti con le aspettative dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori insieme? Guardi, parto da una contraddizione di fondo che è splendida. Lei pensi al gioco. I governi precedenti, tutti i governi che hanno preceduto, diciamo così, adesso l'ascesa di Draghi alla conduzione, hanno di fatto creato condizioni perché il gioco venisse demonizzato. In realtà con il gioco il governo ha delle entrate che sono notevoli. Quindi da una parte investe sul gioco, chiama gli imprenditori ad investire sul gioco e poi dopo fa di tutto perché comunque questo non vada avanti, per poi accorgersi che comunque ci sono delle falle nel bilancio. Anche qui si agisce, io credo, proprio lasciando a metà via la chiarezza che invece ci dovrebbe essere. È un paradosso, però si lavora da una parte col dire vi daremo ristori immediati, bisogna chiudere eccetera perché non ci sono le condizioni, la variante inglese a marzo sarà un dramma, però io dico cerco poi per quanto possibile di capire quello che ci dicono, perché in realtà non ci capisco mai nulla. Ieri avevamo l'indice RT a 4,5. È diminuito rispetto al giorno precedente che era 5,3 se non sbaglio, quindi mi sono detto sta andando bene. Stamattina ci dicono a marzo dobbiamo chiudere tutto perché c'è la variante inglese che ci inonderà. Io credo che si debba uscire da questo. Allora, le imprese, se sono obbligate a chiudere, non è che possono continuare a mantenere dell'occupazione. Allora, qui va fatta una scelta. Io credo che purtroppo, così come le imprese che non sono in grado di reggere il mercato, purtroppo usciranno, non possiamo garantire un'occupazione a tutti. Però anche qui diciamoci due cose che sono vere. In questo anno pandemico, chi non ha subito alcun tipo di, diciamo così, di ristrettezza, sono stati i dipendenti pubblici. Chi lavora nelle imprese private ha avuto una decurtazione di reddito per effetto della cassa integrazione quando l'ha presa, e il dramma c'è stata la riduzione di reddito da parte degli autonomi e delle imprese.
che hanno perso capacità di reddito, hanno avuto una riduzione patrimoniale e io credo che non ci si preoccupi sufficientemente di questo. Io temo che alla fine del 2021, se i tempi sono quelli che abbiamo visto, ci sarà comunque uno sconquasso, rischiamo da perdere una tradizione di capacità di impresa tipicamente italiana che abbiamo costruito nella nostra storia e che ha fatto l'Italia una delle mete più importanti al mondo, perché oltre alle bellezze naturali, al patrimonio storico che ci hanno lasciato i nostri antenati, noi abbiamo costruito un sistema imprenditoriale che è eccezionale. L'Italia era bella perché si mangia bene, perché c'è una cultura gastronomica, perché c'è anche una cultura di impresa che è vivace. La capacità degli italiani di vestirsi, di andare alla moda, di presentarsi, la vivibilità delle nostre città con i negozi e tutto. Noi dobbiamo ricostruire questo paese. Va fatta una rigenerazione urbana. E io credo che il governo debba uscire da questa... c'è un'attenzione giustamente a chi lavora, ai giovani, alle donne, ai quali dobbiamo garantire più spazi, però ci si dimentica che ci sono delle imprese, anche piccole, che danno lavoro a tanti. Allora, in Italia il 45% dell'occupazione è all'interno di imprese che hanno meno di 10 dipendenti. Noi rischiamo di perdere un patrimonio che è un patrimonio importante. Noi siamo preoccupati, non solo le imprese individuali, che sono quelle più deboli, le imprese familiari ed altro, ma ci sono anche delle imprese che si sono strutturate. C'è chi ha investito, cioè per diventare sicuri c'è chi ci ha messo dei soldi. Pensiamo al programma che era stato fatto per l'apertura degli impianti di sci. Avevano addirittura realizzato dei credo misuratori di temperatura direttamente sugli impianti da sci, nelle singole seggiovie, hanno fatto un lavoro eccezionale, avevano preparato i campi, hanno sparato la neve, eccetera. Un giorno prima gli è stato detto non si fa più. Io credo che poi dopo ci sono delle emergenze, come dire, vabbè, domani dobbiamo andare in guerra, chiudiamo tutto. Però secondo me non, rispetto all'economia bisognerebbe essere molto più accorti. Ecco, io avrei un'ultima domanda. Ho la sensazione che ci sia in qualche modo un trade-off tra le chiusure e i controlli. Cioè a volte sembra quasi che si voglia chiudere tutto prendendo atto del fatto che non siamo in grado o non vogliamo controllare e verificare che i protocolli di sicurezza vengano rispettati. Tutti quanti, in fondo, abbiamo avuto esperienza l'estate scorsa di ristoranti, sale da gioco, pubblici esercizi che garantivano adeguatamente il distanziamento, il numero massimo di persone all'interno del locale, eccetera, e di altri dove invece, tutto sommato, non sembrava esserci altrettanta attenzione. E pareva quasi che non ci fosse la capacità da parte delle forze dell'ordine locali, vigili urbani, polizia, carabinieri, chiunque sia in qualche maniera tenuto a svolgere queste mansioni, di entrare e comminare sanzioni, anche gravi. A suo avviso sarebbe ragionevole e possibile immaginare invece anche un inasprimento dei controlli e delle sanzioni come contraltare però di una politica più attenta a garantire la facoltà di aperture? Potrebbe essere sicuramente possibile. A me non piace lavorare sulle sanzioni, io credo che ci sia prima di tutto un processo di natura culturale che andrebbe portato avanti e bisognerebbe. Capisco anche che è difficile controllare tutto, ma così come gli esercenti tante volte non riescono ad essere loro i garanti della sicurezza all'interno dei propri locali, perché comunque c'è molto spesso una maleducazione di fondo, uno scarso senso civico che in un qualche modo ci coinvolge. Quindi su questo bisognerebbe fare veramente più controllo, poi diventa difficile poter controllare tutto. Però sicuramente maggiori controlli sarebbero utili e io direi poniamo anche norme più stringenti, ma facciamo lavorare. Cioè anche
ragionare con la logica del reddito di cittadinanza oppure della piccola sovvenzione, alla lunga fa crepare tutti, cioè anche uno che lavora dice sì, ho perso tanto, datemi quello, però poi alla fine si vergogna anche perché dice continuo a non lavorare, prendo dei soldi, voglio lavorare. Io credo che non è neanche naturale, ecco, io credo che siano pochissimi quelli che comunque si adatterebbero ad una condizione come questa. C'è anche un problema di orgoglio, di dignità, insomma le persone hanno bisogno di studiare, lavorare, imparare, crescere, fare, poi dopo sono pochi quelli che dicono a me non me ne frega niente, datemi qualcosa e va. Almeno io spero che sia così, ma sono convinto che non è così. Beh, grazie anche e soprattutto direi di questa chiusura che è stata utile a ribadire l'orgoglio di lavorare come imprenditore, l'orgoglio di lavorare come lavoratore dipendente, come autonomo, eccetera, ma l'orgoglio del lavoro, l'orgoglio del partecipare alla vita produttiva del paese. E in fondo, come diceva qualcuno, il lavoro serve a produrre un reddito, non a percepire un reddito. E produrre un reddito vuol dire, in fondo, dare dei servizi agli altri, dare agli altri ciò di cui hanno bisogno e cercando di soddisfarli, di prendersi cura del cliente e così via. E naturalmente è impossibile fare tutto questo in un contesto come quello che stiamo vivendo, e però non si può pensare che una politica, per quanto necessaria, almeno nel breve termine, di ristori, sussidi e altre diavolerie, possa essere un sostituto del lavoro. Non può esserlo dal punto di vista macro della società nel suo complesso e non può esserlo dal punto di vista micro, cioè della qualità della vita delle persone. E quindi grazie ancora a Mauro Bussoni, lo ricordiamo, segretario generale di Confesercenti, e ci vediamo la settimana prossima. Della più grande associazione di piccoli imprenditori. Lo deve ripetere. Guarda, grazie a voi, ho passato una bella mezz'ora. Grazie molto. Grazie mille. Grazie.